Adesso il dottor Bianchi di Castelbianco, la dottoressa Palladino e la dottoressa Lembo, che fanno parte appunto del servizio di diagnosi dell'Istituto di Ortofonologia, parleranno, ci presenteranno un modello operativo, all'interno appunto del processo diagnostico. Di nuovo buonasera, ovviamente a voi e a tutte le persone che ci stanno guardando stamattina ci hanno comunicato che sono 10.000, io non so se continueranno a aumentare e poi significherebbe che dovremmo ritornare un'altra volta a fare un altro convegno per dargli soddisfazione, perché allora a noi. Comunque, devo dire che stiamo ricevendo delle mail entusiaste. Per le domande che si stanno ponendo, io risponderemo domani come possibile, se c'è qualcosa oggi, o altrimenti risponderemo anche sul sito, cercando di dare giustamente soddisfazione a chi ha seguito e che ha delle, diciamo, curiosità, nel senso vuole conoscere determinate cose. L'aspetto che affrontiamo oggi, io, come avete visto, è una relazione che diciamo, realizziamo in due e mezzo, loro due e io e mezzo, perché funziona in questo modo, che l'Istituto è un centro che ormai da più di 40 anni si occupa dei bambini e abbiamo strutturato delle esperienze in un modo che chi fa terapia, chi fa la valutazione non sono mai le stesse persone, proprio per evitare che, come accade in una buona situazione familiare, il terapeuta si innamori del bambino e quindi dice oggi non l'ha fatto, però l'altra volta sì e quindi gli do per buono. Allora, per evitare questo abbiamo fatto in modo che ci fosse un servizio di diagnosi e valutazione staccato dal servizio di terapia. E questo è sicuramente stato un grande salto che abbiamo fatto più di 20 anni fa, ma che ha portato la possibilità di oggettivare ed essere molto sempre più sereni nel poter trovare gli aspetti difficoltosi, ma anche gli aspetti positivi, perché poi il prossimo anno, quando faremo il convegno sulla terapia, voi vedete che il principio di aiuto ai bambini parte dai loro aspetti positivi e non insistendo sui loro lati deboli. Grazie. Allora, intanto che cosa succede? Che io quello che vi vorrei parlare, abbiamo diviso un po' così che loro, e ringrazio anche tutte le persone, sia del servizio di valutazione, sia tutti gli operatori dell'istituto, voi sapete siamo ma proprio tanti, e sono, io li chiamo gli anziani per farli innervosire, ma sono bravi, che sta gente da noi da più di 20 anni, 15 anni, 30 anni, e sono bravissimi, proprio veramente, cioè, veramente, veramente bravi. E i giovani stanno crescendo in modo notevole e con grande volontà di crescere. E questo è molto bello, significa che è un buon clima, altrimenti non ce la si farebbe a crescere. Che cosa è cambiato in tanti anni? Io due o tre cose che vi dico è che una volta veniva da me la mamma, mi portava il bambino, mi diceva: lui è sordo, lui balbetta, lui non parla, quando lo vengo a riprendere? E lo guardavo, cioè praticamente è come se portassero la macchina al tagliando. Questo accadeva circa 35 anni fa. Dopodiché, nel tempo, mano a mano, le cose sono. E dice: papà, queste cose non ci crede. Era questa la frase che veniva detta. Ora sono passati tanti anni e vengono tutti e due, e la cosa sicuramente significativa è che vengono tutti e due anche se sono separati. Mentre una volta. Oddio, vengono se sono separati, si guardano, chiedono sempre, che mi fanno le domande per dimostrare che il loro pensiero sul bambino era giusto, ma è diverso da quello del coniuge, così ne parliamo, che mi sembra sempre di sedare una rissa. Allora li metto una a destra e una a sinistra, dico: se non siete bravi, parliamo uno per volta, o altrimenti mi accompagni la volta, non mi sopporto più, cioè nel senso che non portate tu i vostri problemi, stiamo parlando di vostro figlio. Allora, e piano piano cominciano. Adesso quello che è cambiato è vengono in due, però si portano appresso anche l'avvocato, che dopo un po' è arrivato. Lei cosa dice? Mi può fare una relazione? Tant'è, per darvi un'idea, che siamo stati costretti a rivolgerci al nostro avvocato e ci ha fatto una lista di consenso che i genitori separati devono firmare, che qui non ci devono chiedere pareri legali, pareri per il giudice, pareri per l'avvocato, cioè. Rispondiamo entrambi sul figlio.
parliamo di problemi educativi singolarmente per il figlio e stop così. E questo per dirvi quanto è cavalcata la situazione ed è cambiata. Un'altra cosa ancora è che vengono, tutti e due hanno, quando vengono per il bambino, per il piccolo, vengono con la paura. Una paura che è alimentata da un senso di incapacità che hanno loro, anche se non è, magari non è assolutamente vero, da internet, perché gli hanno spiegato un sacco di sintomi e dicono: questi sintomi sono gli stessi identici di mio figlio. Dice: ma lei cosa stava guardando? No, la varicella. Dico: guardi, no, smettete di guardare internet, fidatevi di chi avete davanti, poi per carità lo cambierete, ma non fate in questo modo. E questo è quindi il loro senso di inadeguatezza, la paura della patologia, la paura di non riuscire a superare un problema, è quello che li manda veramente in difficoltà. Ora, che io per darvi un'idea di quanto sia cambiato anche io nei tempi con loro, è che io quello che chiedo ai genitori, da un lato, quando la mamma mi dice: io lavoro, lo porto alle 7 al nido e lo riprendo alle 7 di sera e poi sto con lui tutto il sabato e tutta la domenica, e cortesemente ci stia anche la notte, perché lei non può fare la mamma del weekend, almeno avere un contatto fisico di pelle. Io che invece mi battevo per l'indipendenza dei bambini, dovevo dormire in un'altra stanza. In queste occasioni ho cambiato idea. L'altra cosa che io chiedo ai genitori, al padre, ti faccio sempre la domanda: ma lei sta con suo figlio? Sempre, io lavoro tanto, ma il sabato e la domenica. Sento sì. E poi? Beh, no, io sto a casa. Cioè, il criterio è che se ha un figlio o due figli, non sta mai con lui, sta con tutta la famiglia, vede il telegiornale, vede la partita, legge. La mia richiesta è che siano 2 ore col figlio, lui da solo, fuori casa, senza l'altro fratello, e se c'è l'altro fratello faranno altre 2 ore da domenica. E guardate, vi assicuro che hanno una difficoltà enorme. Cioè, tornano, li seguiamo e dicono: non ce l'ho proprio fatta una volta a settimana. Quindi questo è un metro per comprendere che la difficoltà di stare con i figli è enorme. Quindi si capisce la delega alla scuola, la delega al pediatra e la delega allo specialista. Se loro non ce la fanno, che qualcuno parli per loro e risolva per loro. Dopodiché, la cosa molto molto che vi voglio segnalare, che facciamo ormai da 20 anni, è che quando noi vediamo tanti bambini ogni settimana, da sempre di più, e no, la nostra, diciamo, aspetto operativo, no? Cerchiamo nella volta che vengono, vedendo il bambino in equipe, di poter giungere a una conclusione. Se proprio non ci arriviamo, lo rivediamo altre 2 o 3 volte, di più per noi non serve, salvo qualche specialista esterno che magari non abbiamo. Ma la cosa veramente di un valore enorme che vi voglio dire è che in sala d'attesa una nostra collega, o loro che parlano, le altre che lavorano con noi al servizio di prenotazione, vanno e prendono il bambino e chiamano il bambino. Potete immaginare i genitori, che come il bambino, c'ha 4 anni e io che sto a fare qua? Aspetti, parliamo col bambino e poi parleremo con lei. Dunque, di proteste ne abbiamo una ogni circa 1500 genitori. Rosicheranno in tanti, li vediamo che ballano sulla sedia. Dove lo portate? Noi diciamo: no, lo portiamo a trita carne, facciamo spiritoso. Però quello che voglio dire è che questa modalità di prendere il bambino porta da solo dei vantaggi enormi, perché il bambino sa che è lui che parla, che quindi i genitori non hanno informato noi di come si comporta a casa, e lui si siede, guarda e comincia a dire quali sono le cose che secondo lui non vanno. Quindi è una situazione veramente ricca, perché c'è un grande passo avanti in tutto quello che è l'inquadramento diagnostico. Io vi ho messo, io l'ho sempre detto, poi dico sempre, quando vengono i genitori a dire: siamo qui ma il bambino non sa nulla, è una stupidaggine gigante. Una coppia bellissima, molto sana, molto tranquilla, molto bella, molto civile, che viene, noi ci siamo stati insieme 10 anni, poi abbiamo avuto Marco che ha 4 anni, adesso abbiamo pensato di separarci, allora noi vorremmo di qui per sapere come dobbiamo dirglielo. Allora, bene, perché il bambino non sa nulla, noi abbiamo sempre parlato, mai litigato in camera da letto fra di noi. Allora ho detto: un attimo, vedo Marco, vieni, ti voglio una cosa, dimmi,
Come stai? Ma mi guardo e fa, sai, ci stiamo separando. Io, grazie. Allora, quello che voglio dire è che la sensibilità dei bambini è così forte e noi la, diciamo veramente la ignoriamo. E quindi quando loro vengono, e poi vi dirò una cosa al termine della loro relazione, sempre sui bambini. Questo ci provo, ho sbagliato, ovvio. Un problem solving diverso, sì? Allora, abbiamo messo pochissime slide, la Montessori diceva che il bambino non è un sacco da riempire ma una lampadina da accendere, questo è sia per i bambini anche per molte persone adulte. Ogni incontro con il bambino dovrebbe essere un'occasione per accendere la sua vitalità e l'incontro è anche l'inizio del processo diagnostico, non c'è dubbio. I bambini, io vi dico una cosa, che quando parliamo con le mamme dopo e facciamo vedere che hanno scritto, letto, dice, ma ha fatto tutte queste cose in un'ora? E in sua assenza. Perché è così, il bambino si è impegnato da solo tantissimo, ma gli avete urlato? No, ha giocato. Quindi il processo diagnostico inizia nel momento in cui il genitore decide di chiedere aiuto allo specialista ed è fondamentale fare un'analisi della domanda oltre il problema che viene presentato, perché loro si presentano e dicono l'insegnante mi dice che non scrive, non legge, non è capace, o il pediatra dice c'è qualche cosina che forse è da rivedere, ma noi non capiamo. Molte volte lo sanno, però vogliono, stanno cercando conferme ed è corretto accoglierli in questa loro difficoltà. Ascoltare il genitore significa, questa è una frase di Magda, significa saper rimanere aperti alla storia che porta senza leggere i comportamenti descritti unicamente all'interno di un'etichetta diagnostica. Io ho detto te la rubo perché è troppo significativa. È fondamentale osservare il bambino in un contesto ludico, cioè da noi quando loro partecipano, ma è sempre un contesto giocoso. Poi ne parleremo quando sarà il prossimo anno, anche la terapia è basata sull'attività di gioco, cioè la terapia funziona se il bambino è attivo, se è passivo gli fate vedere 800 di qual è più grande, qual è più piccolo, qual è la storia, chi fa segue, e il bambino fa ma devo tornare? E dove sta il foglio? E allora, e questo quindi non è... Il contesto ludico non è solo la somministrazione dei test, ma individuiamo le sue potenzialità positive. Il test normalmente ci porta agli aspetti più deficitari. Comprendere cosa il bambino riesce a fare con l'aiuto di un adulto e non solo quando segue un test significa individuare la zona di sviluppo prossimale, che è il punto di partenza per la terapia di Vygotsky. L'osservazione del bambino e della relazione per noi inizia con i suoi genitori, inizia nella sala d'attesa e termina nel momento della restituzione. Il processo diagnostico rappresenta un atto terapeutico unico o l'inizio della terapia. Io credo che sul roll up, come parlano loro, che abbiamo messo questa frase che dovremmo forse prendere tutti noi, che il momento significativo del nostro contatto con il bambino no, è quando il bambino sorprende se stesso e noi quando ci stupiamo noi, perché quando lui sorprende se stesso gli si apre la potenzialità di poter sfruttare le proprie capacità, quindi quello è da colpire e raggiungere, non che noi siamo stati bravi, ho capito che c'ha, è lui che deve trovare le sue possibilità e quello è il momento in cui le cose migliorano. Adesso do Cristina, perché si sono messi d'accordo loro. Allora, vieni.